Potente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, allora buon pellegrinaggio. Don Marco ci apre la strada, lo ringraziamo. La cupola che vedete sopra la vostra testa, dopo quella di San Pietro e quella del Pantheon, è la più grande, la terza più grande a Roma. Davanti a voi c'è un grande mosaico, ecco, rappresenta la cosiddetta gloria di Don Bosco. Vedete, Don Bosco santo è attorniato da tante persone, da diversi angeli. Quel mosaico ed è composto da 15 milioni di teste di mosaico. Grazie, Don Roberto, davvero ti presento il tesoro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È davvero bello stare qui oggi e vivere questo momento di festa, di comunione, di preghiera, di affidamento, e lo facciamo prima di tutto affidandoci a Maria. Vedete che c'è una bella statua della Madonna di Fatima che in questo periodo è pellegrina nella nostra parrocchia del Don Bosco. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: beato il verbo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Davvero delle parole belle del Vangelo riguardo alla donna, alla mamma, sottolineando la bellezza, il dono della sua persona come donna, come mamma, il dono della femminilità e il dono della madre. Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e i diaconi, che sappiano indicare a ciascun cristiano le strade per seguire Cristo oggi. Per quanti ci governano e tutti coloro che guidano il popolo, perché la responsabilità civile loro affidata li porta a lavorare stancabilmente per la vita e la pace dell'umanità. Perché nel bicentenario del sogno dei 9 anni di Don Bosco si impegnino con rinnovato entusiasmo e gioioso coraggio. Per tutti i ragazzi e i giovani, in modo particolare per coloro che vivono con fatica e nelle difficoltà, perché incontrino educatori saggi che li sappiano aiutare a scoprire la gioia vera che nasce dall'incontro con Cristo. Per il dono della pace tanto desiderato, atteso e necessario. Per tutti noi qui presenti, perché sull'esempio di San Giovanni Bosco sappiamo essere segno dell'amore e da predilezione di Dio per ogni persona che ci vive accanto. Preghiamo. Ascolto, Padre. Presentiamo alcuni segni colorati che richiamano la nostra opera nelle sue diverse componenti: la parrocchia, la scuola, l'oratorio e il CFP. Grazie.
siamo... Bene, concludiamo con la benedizione. Padre, cioccolato, crema.